Maria Teresa Antonarelli, Novecento e altre storie, il titolo esatto. Allora, è un libro veramente molto bello, interessante da leggere perché è una miscelanza di emozioni e di storie di vita positive e negative, appunto, che attraversano tutto l'arco del Novecento. Sono piccoli racconti scritti con l'anima sicuramente perché danno una forza emozionale molto intensa. Infatti questo libro è un libro estremamente meraviglioso da leggere perché dà delle forti emozioni è uno scontro di vite che si vanno a incastrare tra loro di vite appunto positive e negative, di vincitori e vinti. E in questi racconti si può trovare praticamente tutta l'umanità che si trova in un essere umano, sia appunto positivo, come ho detto prima, che negativo. Infatti, il libro è una sorta di racconto di tutto il Novecento, della storia umana del nostro paese, l'Italia, in cui è un paese di emigranti, che si adoperano a fare tutto per poter vivere, che non si abbattono nelle difficoltà e nonostante le cose non vadano bene, alcuni diventano vincitori, mentre alcuni purtroppo rimangono perdenti. Ecco, sono dei nuovi racconti bellissimi, in cui praticamente c'è anche la storia naturalmente dell'evoluzione o involuzione del nostro paese, anche con gli sbarchi che abbiamo avuto e che stiamo avendo in questo periodo. Quindi è un libro meraviglioso da leggere e da emozionarsi riga per riga. Il libro praticamente è per me quello che mi ha colpito di più è stato il racconto Novecento, appunto, che parla di Margherita che viene decisa dalla famiglia, che la famiglia decide praticamente di mandare dallo zio Gennaro in America, appunto, di migrare, mentre la sorella sposerà un ricchissimo Don Antonio. E quelle lì le traverse, le varie vicissitudini della vita di un mondo diverso che è il nostro, l'Italia con l'America, ecco. Mi raccomando, leggetelo, non può mancare, Novecento e altre storie, Maria Teresa Antonarelli, un libro straordinario e unico. Eccolo qui. Salve a tutti da Fabio Arturo Cicala per Letto, Riletto, Recensito.